interventi, attività particolari che si stanno tenendo non solo in Italia, ma in tutto il mondo, nella zona geografica europea, nelle diverse zone geografiche in cui si articola la Open Government Partnership. Benvenuti a coloro che stanno entrando. Aspettiamo qualche minuto, direi 5 minuti di prassi per far sì che le persone arrivino. Anche se siamo online, c'è comunque l'abitudine tutta italiana di non essere proprio on time, cosa che cerchiamo di combattere con l'online. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Sono le 11:30 in punto ora, quindi aspettiamo 5 minuti, Beatrice, se sei d'accordo. Va benissimo. Benvenuti a coloro che stanno entrando. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti, buongiorno. Siamo in chiusura della settimana dell'amministrazione aperta, la Global Week che si sta tenendo a livello mondiale. Questo è l'ultimo appuntamento, il penultimo in realtà, ce n'è uno anche nel pomeriggio, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere conto in progress dei risultati che si stanno perseguendo e raggiungendo nell'ambito del nostro quinto piano d'azione per il governo aperto. E in particolare in questo webinar ci concentreremo sulle tematiche legate a due target molto importanti nell'agenda mondiale del governo aperto, che sono i giovani e le donne. Buongiorno. Una informazione di servizio. Sarà possibile, a valle degli interventi dei relatori, affrontare alcuni dei quesiti che possono sorgere a voi nell'ascoltare le interessanti relazioni che verranno proposte. Potete segnalare o utilizzare la chat per introdurre le vostre domande e qui sarà data risposta dai relatori se riusciamo a gestire bene i tempi. Buongiorno, buongiorno. Aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Allora, io faccio le 11:32, tu Beatrice che cosa fai? 11:32 anch'io. Allora, siamo tecnologicamente allineate. Quindi ancora non abbiamo raggiunto i 5 minuti classici, intanto stanno aumentando i partecipanti che sono entrati in aula. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, direi che quasi do inizio. Do inizio presentandomi per chi non mi conoscesse, io sono Sabina Bellotti, sono il punto di contatto nazionale della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership mondiale, di cui sapete che è lo stakeholder istituzionale di riferimento, nonché facilitatore di questo processo di partecipazione allargato, è il Dipartimento della Funzione Pubblica a cui io appartengo da molti anni. Ci occupiamo oggi, come ho già anticipato, di un tema molto importante nell'agenda
comune che a livello mondiale condividiamo come membri della partnership, che è il tema della promozione e anche difesa, espansione, direi, dello spazio civico, quello che appunto si chiama civic space nella nostra denominazione comune a livello mondiale. E in particolare su questo tema si sono evidenziate alcune sofferenze rispetto agli accadimenti dell'ultimo biennio, quindi sia a partire dalla pandemia che poi oggi nella nostra zona geografica europea anche un fenomeno come la guerra. E questi fenomeni hanno riflessi importanti sulle componenti oggettivamente e storicamente più deboli presenti nelle nostre democrazie, che sono appunto le giovani generazioni, sono per certi versi le donne e sono tutte in generale tutte le minoranze, tutti coloro che hanno dei bisogni particolari. Oggi qui ci concentriamo proprio su questi due target che ho nominato, giovani e donne, e il contributo del governo aperto alla difesa dei diritti e al rafforzamento della democrazia. Questo è il senso dell'obiettivo generale che l'Open Government Partnership ha quando si occupa di spazio civico. Ovviamente la situazione nella geografia mondiale è molto diversa, ma ogni contesto ha comunque uno spazio di miglioramento notevole da conquistare. Lavoreremo oggi con molti interventi che in parte riguardano organizzazioni sia della società civile che amministrazioni pubbliche che stanno collaborando all'interno del nostro quinto piano nazionale per il governo aperto. In parte sono invece rappresentanti di organizzazioni della società civile in particolare che diciamo, collaborano e agiscono a livello nazionale per proprio conto su queste tematiche. Quindi, insomma, avremo una parte degli interventi concentrate sul tema degli impegni per la promozione dello spazio civico, così come li sta affrontando il nostro NAP. Poi avremo una seconda parte invece in cui andremo ad analizzare come partecipazione e inclusione possono rappresentare e rappresentano strumenti di rafforzamento della democrazia e quali buone prassi esistono già nel nostro contesto nazionale che possono essere di esempio non soltanto per una maggiore diffusione di queste pratiche a livello nazionale, ma anche di esempio per i nostri partner a livello mondiale. In questa area ci concentreremo in particolare su una tematica che è quella della giustizia climatica dei temi legati al lavoro, all'inclusione dei giovani e alla giustizia climatica, che è una delle aree su cui i giovani, da un punto di vista anche organizzato, si stanno più impegnando a livello mondiale e anche nazionale. E poi invece affronteremo il tema delle donne e della loro partecipazione alla vita politica istituzionale. Non presento i relatori, a te lascio Beatrice, a te questo compito mano a mano che ci guiderai all'interno dell'agenda. Un'ultima indicazione di servizio, lo ripeto perché è importante, qualsiasi quesito, domanda, commento vogliate fare rispetto a quelli che saranno i temi che emergeranno nei lavori, vi invitiamo a porlo nella chat e cercheremo di dare risposta durante i lavori, in particolare nella sessione conclusiva. Prego Beatrice Bernardini è la nostra esperta di quest'area tematica, ha un profilo giuridico ma non solo, direi, ed è con una componente della nostra task force di esperti per il governo aperto che sta collaborando con me, col direttore generale dell'ufficio che ha la guida di questa tematica all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione. Beatrice sta collaborando con noi in quest'area. A te, Beatrice, la conduzione, prego. Grazie, grazie Sabina, buongiorno a voi tutti e benvenuti. Benvenuti a questo webinar che è incentrato sul tema della partecipazione dei giovani e delle donne e sul contributo del governo aperto alla difesa dei diritti e al rafforzamento della democrazia. Il concetto che noi in qualche modo abbiamo voluto declinare e valorizzare sia in sede di definizione dei contenuti dei due impegni in cui si sviluppa il concetto di spazio civico nel quinto piano di azione nazionale, sia in sede di attuazione degli stessi, e quello di democrazia partecipativa. Noi vogliamo in qualche modo, attraverso questi due impegni che saranno adesso
breve, autorevolmente descritti nei loro contenuti da rappresentanti di altrettante istituzioni partner, Mariella, per il Dipartimento, Mariella Pagliuca per il Dipartimento delle Pari Opportunità, che è partner del Dipartimento Funzione Pubblica nell'impegno sulla parità di genere nei settori pubblico e privato, e Claudia Cioffi del Consiglio Nazionale Giovani, con cui abbiamo realizzato il contenuto è attuato, stiamo attuando il contenuto dell'impegno su giovani e partecipazione. Ebbene, entrambe queste dimensioni in qualche modo vogliono dare nuovi spazi partecipativi, inclusivi al mondo femminile, al mondo giovanile nei processi decisionali pubblici. E infatti la nostra idea di democrazia partecipativa è un'idea che speriamo di poter rafforzare con il nostro piccolo contributo, è un'idea di democrazia che vuole dare spazi a innovativi percorsi consultivi e partecipativi delle donne e dei giovani, che devono essere al centro non soltanto delle politiche per il governo aperto, ma più in generale al centro dei processi decisionali pubblici già in essere nel nostro sistema democratico rappresentativo. Ed è per questo che il titolo stesso di questo webinar riflette in qualche modo l'idea del contributo del governo aperto proprio al rafforzamento della democrazia. La democrazia rappresentativa, che è tipica del nostro sistema istituzionale, non può concretarsi ed esaurirsi nell'esercizio del fondamentale diritto dovere di voto, né tantomeno negli altrettanti fondamentali istituti di democrazia diretta che pure prevediamo. Noi abbiamo bisogno di dare nuovi e rinnovati, innovativi spazi a queste esigenze, istanze di inclusione, che a nostro parere non soltanto rafforzeranno le istituzioni democratiche, ma aiuteranno la democrazia rappresentativa ad essere più orizzontale, più completa, più diffusa e, per utilizzare in qualche modo le parole di un autorevole politologo contemporaneo, Gianfranco Pasquino, noi vogliamo una democrazia rappresentativa anche più e meglio partecipata. Questo in qualche modo è il leitmotiv degli interventi che seguiranno, per i quali ringrazio sin d'ora tutti i relatori che hanno con entusiasmo contribuito al processo di costruzione di questo percorso, che spero che possa essere una tappa di un percorso più ampio, che ci porterà poi non soltanto ad attuare i contenuti di questi due impegni sui giovani e sulle donne nell'ambito del quinto piano di azione nazionale, ma, come diceva in apertura molto correttamente Sabina, anche a dare uno sguardo oltre l'attuazione del quinto piano e a dare uno sguardo quindi a quello che potremo costruire nella definizione di una strategia nazionale per il governo aperto, dove noi vogliamo le donne e i giovani ancora al centro. E quindi speriamo che questo possa essere un'occasione per confrontarci su quanto è stato fatto finora e su quanto si potrà fare. E come dicevamo prima, insomma, adesso lascerò la parola alle colleghe che sono nostre partner nell'attuazione del quinto piano, che in qualche modo definiranno e descriveranno i contenuti di questi due impegni su cui ci siamo concentrati, sia pure, come dire, contenendo un concetto, quello di spazio civico, che è estremamente ampio, estremamente diversificato. Ma abbiamo ritenuto di dover valorizzare la dimensione femminile, la dimensione giovanile, proprio perché ce n'è un fortissimo bisogno sia nel nostro contesto nazionale, ma se vogliamo anche nel contesto globale più ampio, dove, ahimè, assistiamo quotidianamente a fenomeni di arretramento, no? Dei diritti fondamentali che sembravano invece conquiste almeno consolidate, acquisite, indiscutibili anche nel, no, in, diciamo, in contesti di democrazia consolidata, quale quelli a noi più vicini. Nella seconda parte, nella seconda sessione del webinar, avremo il piacere
di ascoltare anche esponenti del Ministero della Transizione Ecologica, esponenti istituzionali che ci sono anch'essi partner e autorevoli giovanissimi rappresentanti di organizzazioni della società civile che ringrazio per la loro presenza, per il loro contributo, che ci parleranno di quello che potrebbe essere un contributo ad una migliore e più efficace definizione di una strategia nazionale per il governo aperto dopo l'attuazione, una volta conclusa l'attuazione del quinto piano di azione nazionale. E a seguire, per quel che riguarda il ruolo delle donne nella vita politica e nella partecipazione delle donne alla politica e alle istituzioni, abbiamo il piacere di avere l'esponente, rappresentante di un'organizzazione della società civile estremamente interessante per il Minister, e abbiamo anche l'onore di avere un'esponente politica di un ente partner, ancora una volta del quinto piano, l'assessore alle pari opportunità di Roma Capitale. Ringrazio davvero tutti voi e do subito la parola, per non rubare altro tempo, alla prima delle nostre relatrici, che è Mariella Pagliuca, consulente esperta del Dipartimento Pari Opportunità, che ringrazio. Grazie, a te la parola, Mariella, prego. Grazie Beatrice, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, Beatrice mi ha già, come dire, fatto un po' la sintesi. Io sono consulente per il Dipartimento Pari Opportunità e mi sono ritrovata appunto quest'anno anche a lavorare, a cimentarmi in questo esercizio che è quello dell'open government e della definizione del quinto NAP. In realtà sono arrivata a giochi, come dire, correndo, ecco, prendendo la palla in corsa, e in realtà mi devo dire che mi sono ritrovata in un esercizio veramente molto molto stimolante e da un certo punto di vista assolutamente utile. Faccio ovviamente un ragionamento legato al tema della parità di genere in relazione proprio a costruire pezzo dopo pezzo quella che sia una sempre maggiore inclusione dell'altra metà del mondo, no? Della parte femminile in tutti i processi, non soltanto a livello, come dire, di pura politica, quindi del considerare la parità di genere una priorità, ma anche una vera e propria inclusione all'interno di quelli che sono tutti i processi decisionali. Quando parliamo sostanzialmente della famosa promozione della leadership femminile, non dobbiamo sempre soltanto pensare, quindi in termini di partecipazione, a quelli che siano per forza processi, come dire, legati a situazioni elitarie, mettiamo così. Il governo aperto deve essere considerato un qualcosa accessibile a tutti e che quindi deve dare possibilità anche alle donne sostanzialmente di avere voce e di portare la propria voce, la propria esperienza all'interno di questi processi. Vorrei, approfitto per condividere a supporto, insomma, un po' della spiegazione dell'impegno che condivido con Beatrice, per comprendere un po' meglio che cosa andremo a fare, quali sono le azioni sostanzialmente dell'impegno 4.01, che è quello legato proprio al coinvolgimento femminile delle donne. Allora, vediamo qui. Eccoci qui. Allora, quindi, diciamo, il punto di partenza dell'impegno, che è proprio parità di genere nei settori pubblico e privato, quindi abbiamo assolutamente, diciamo, quella che è un focus su una dimensione, da un lato pubblica, quindi della pubblica amministrazione, ma ovviamente anche il coinvolgimento di tutto quello che è l'ambito privato, anche in relazione al coinvolgimento della società civile, ma aggiungerei, in virtù di quello che è il riferimento ad un'altra azione, vedremo, che è quella sulla certificazione, sul sistema di certificazione per privato, io intenderei anche un pochino quello che è il mondo, se vogliamo, delle aziende, poiché in un certo senso vengono tirate in ballo, se non direttamente, ma diciamo all'interno del processo. Riprendo quello che diceva Beatrice, cioè dell'importanza sostanzialmente dei processi di partecipazione e di consultazione, perché sono un elemento assolutamente fondamentale di quella che è anche la costruzione di un sentimento di democrazia, secondo me, in un momento in cui esiste, come dire, anche un po' di scoramento nei confronti di quella che è la dimensione pubblica, la dimensione politica. Quindi, questo tipo di processi sicuramente supporta quella che è una partecipazione attiva, vicina, aiuta a sgretolare un po' quella visione
visione delle amministrazioni, della pubblica amministrazione, delle istituzioni come inarrivabili, irraggiungibili, che operano per grandi sistemi molto lontani dalla nostra quotidianità. La parità di genere, con il quinto NAP effettivamente troviamo un impegno specifico molto ben definito su quello che è l'inserimento della parità di genere all'interno dell'azione, insomma, del governo aperto, quindi del quinto NAP. In realtà è un qualcosa che va in continuità con quello che è stato la costruzione delle politiche degli ultimi anni, soprattutto appunto post pandemia, perché c'è da dire che la pandemia, tra i suoi silver lining, tra i suoi lati positivi, ha sicuramente, ovviamente tra virgolette, presi con le pinze, ma ha sicuramente dato maggiore impulso a quella che è stata il riconoscimento della rilevanza della parità di genere a 360 gradi, in ambito pubblico, in ambito privato, in tutti i processi democratici e politici. Ovviamente quindi il riferimento qui è legato anche al fatto che, per esempio, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, che è, come dire, uno dei documenti politici che ricorre quotidianamente anche nell'informazione, la parità di genere è riconosciuta come una priorità trasversale. Quindi significa che qualsiasi azione in ottica di ripresa e di resilienza e di costruzione di quello che è il futuro, comprende, impatta, considera quella che è la parità di genere. Quali sono i risultati che noi ci attendiamo dall'implementazione di questo impegno? Sicuramente quello di permettere al futuro forum multi-stakeholder dell'open government di riuscire ad avere una maggiore rappresentanza di genere al suo interno, quindi di essere identificativo anche di quella che è l'altra metà del mondo, appunto, la parte femminile, la voce delle donne. Dall'altra parte, creare una sinergia tra quelli che sono tanti strumenti di consultazione pubblica e privata, o comunque, ecco, anche della società civile, che si occupino di parità di genere. In realtà qui noi abbiamo quella che è una commissione sostanzialmente tra un organismo di governance, che è l'Osservatorio Nazionale, a breve vi spiego un pochino meglio che cos'è, e appunto il forum multi-stakeholder, in modo da creare anche quella che sia una sinergia e anche una contaminazione, se vogliamo, di quelli che sono i temi della parità di genere nell'azione del forum. Ed in ultimo, dare maggiore impulso alla trasparenza di quelli che sono i dati sulla parità di genere, in particolar modo in relazione proprio a quelli che sono l'attività delle imprese, attraverso appunto la trasparenza dei dati di questo sistema di certificazione per la parità di genere. Come diceva Beatrice brevemente, i responsabili per l'attuazione di questo impegno sono il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Dipartimento per la Funzione Pubblica, però abbiamo ovviamente una collaborazione con altri attori e del mondo pubblico, quindi Roma Capitale, la Regione Emilia Romagna, i colleghi di Union Camere, ma anche con la società civile. Perché è importante questa commissione? Perché la partnership pubblico-privata, in un certo senso, ovviamente può anche supportare quello che è un processo, un cambiamento in termini di adozione di un approccio di gender mainstreaming, ossia dell'adozione di una lente di lettura di genere all'interno di quelli che siano tutti i processi in cui noi operiamo, che siano appunto partecipativi o politici istituzionali. Quindi brevemente le tre azioni dell'impegno. La prima, su cui abbiamo già lavorato con Beatrice, che era relativa alla mappatura di eventuali associazioni, enti, organizzazioni attive sui temi di parità di genere da coinvolgere all'interno del forum multi-stakeholder. Quindi in realtà qui abbiamo la variabile endogena, ossia attori che dall'interno possono, come dire, promuovere la parità di genere all'interno dell'azione del forum. Mentre che in realtà è in connessione con la seconda azione, dove abbiamo una variabile, se vogliamo, esogena, in cui il forum viene in un certo senso contaminato dall'esterno, da quello che è l'Osservatorio Nazionale per l'Integrazione delle Politiche di Parità di Genere. Che cos'è questo osservatorio? Brevemente, l'osservatorio è una sorta di organismo di governance legato all'implementazione e all'attuazione della strategia per la parità di genere, che è la prima strategia nata sostanzialmente nel 2021, voluta dalla ministra Bonetti sulla scia di quello che è l'esempio europeo, per dare quello che sia un cammino, un tracciato alle politiche di genere su quelli che sono i temi più sensibili, più caldi, dal lavoro al work-life balance,
al tema della leadership in ottica appunto di consolidare una visione, diciamo, di uguaglianza all'interno di quelle che siano le politiche del nostro paese. In ultimo, questa è in ottica di quella che è sempre la richiesta di un maggiore quantitativo di dati disaggregati o comunque di dati che possano andare a creare una narrazione effettiva della situazione, della condizione. Non mi piace condizione delle donne, però ecco, di quella che è lo stato dell'arte, abbiamo quella che è la promozione di un'attività legata alla pubblicazione e a una maggiore trasparenza di quelli che sono i dati di questo sistema per la certificazione della parità di genere. Questo sistema non è altro che una sorta di, e qui insomma c'è una spiegazione un pochino più incisiva, non è altro che un sistema di incentivazione per tutte quelle aziende che decidono di mettere in piedi un sistema interno di politiche che possa essere a supporto delle donne, dal gender pay gap al reintegro lavorativo, per esempio post maternità, c'è stata insomma un po' la polemica in questi giorni, ne abbiamo sentito molto parlare, piuttosto che poi quelle che siano delle politiche a supporto della crescita delle donne all'interno delle aziende, la creazione di quelle che siano altre politiche, per esempio di congedi interni particolari parentali per permettere supporto alle donne, insomma tutte queste questi ambiti. E ovviamente che cosa si è pensato di fare? Diamo un messaggio positivo: se le aziende rispettano questi parametri, le incentiviamo attraverso degli sgravi fiscali, attraverso presumibilmente la possibilità di avere, come dire, un punteggio più alto laddove ci siano dei bandi di gara, in modo tale da dare un messaggio positivo e da far dire insomma alle aziende: beh, la parità di genere forse internamente conviene. Attualmente siamo in fase praticamente di partenza, infatti questa azione partirà poi effettivamente a gennaio 2023, perché aspettiamo, come dire, un po' il riscaldamento dei motori di tutto il sistema, perché è stata appunto adottata la prassi di riferimento UNI, l'ente di normazione italiano, che ci ha detto: ok, da un punto di vista più tecnico che cosa bisogna andare a misurare, quali sono gli indicatori di riferimento. E sta per essere adottato il decreto, quindi rilasciato il decreto con cui si adotta formalmente la prassi di riferimento, in modo da rendere il sistema sostanzialmente assolutamente operativo. Quindi diciamo, questo è il quadro delle azioni legate prettamente a parità di genere. La prima, su cui insomma abbiamo già operato direttamente con Beatrice, che in realtà si è apprestata a conclusione, le altre due che partiranno da gennaio 2023, ma che nel loro, possiamo dire anche nel loro piccolo, in realtà danno quelle che sono delle spinte su più livelli e su più piani di azione per permettere effettivamente dei piccoli passi, perché in realtà non servono neanche le grandissime rivoluzioni in generale, ma servono sempre dei piccoli passi che possano poi permettere la normalizzazione di un qualcosa, in questo caso quella che sia un considerare in maniera più ampia tutta quella che è la partecipazione di genere. Io, questa è la mia mail, nel caso ci siano, e chiudo, ecco, più o meno sono stata completa, esaustiva e puntuale anche nei tempi. Ti ringrazio di cuore. Perfetto. Grazie. Avremo, spero, occasione di parlarne anche in sede di question and answers. E intanto do la parola a Claudia Cioffi, che ci parlerà del Consiglio Nazionale Giovani, che ci parlerà dell'altro degli impegni importantissimi su cui abbiamo deciso di investire le nostre energie, quello dei giovani e della partecipazione. Claudia, a te la parola, grazie. Grazie Beatrice, buongiorno a tutti e a tutte. Io vi porto i saluti della Presidente Maria Cristina Pisani, che questa mattina purtroppo è stata trattenuta in un meeting con il Ministro Fabiana Dadone, ma ci teneva davvero molto a essere presente e a dare il suo contributo in questo panel. E io faccio parte dell'ufficio studi del Consiglio Nazionale dei Giovani e sono davvero lieta di essere qui con voi per questo importante momento di dialogo e condivisione sugli impegni della community di OGP Italia, e specialmente appunto in questa settimana di celebrazione sull'amministrazione aperta. Desidero ringraziare un ringraziamento a te, veramente Beatrice, e anche a Sabina per la preziosa collaborazione
il supporto anche nella realizzazione del quinto piano di azione, specialmente per questo impegno con cui appunto con il Dipartimento delle Pari Opportunità condividiamo il tavolo, l'impegno. E in questo mio intervento io vi parlerò un pochino di quello che è il contesto e quelli che sono gli obiettivi del quinto piano di azione nazionale per l'impegno giovani e partecipazione. Anche noi siamo in fase iniziale e appunto siamo in partenza con la mappatura delle organizzazioni giovanili. Ma l'impegno è quello di garantire quelli che sono gli strumenti, il sostegno, le opportunità e lo spazio anche per l'empowerment dei giovani attraverso delle occasioni di condivisione che mettano al centro il giovane in linea con i valori ideali e delle richieste anche sempre più urgenti a quelle che sono le sfide future nazionali e globali. Quindi sfide che appunto in cui il governo aperto è davvero un elemento trasformativo per potenziare questa ripresa sociale oltre che economica. Sappiamo infatti che tra le fasce di popolazioni purtroppo in condizioni strutturali maggiormente fragili già prima della pandemia ci sono proprio i giovani e le donne, e quindi è su questo proprio che su queste due fasce di popolazione che l'impatto della pandemia è stato maggiormente considerevole. Per le giovani generazioni, andando un pochino ad approfondire il contesto, i motivi principali sono da ricondurre al fatto che la crisi economica scaturita dalla crisi sanitaria ha colpito principalmente i comparti produttivi considerati i maggiori bacini di impiego della forza lavoro giovanile. E i giovani sono inoltre stati messi alla prova da misure di apprendimento a distanza e da appunto rischi per la salute anche mentale e comportamentale. Un po' ultimamente è caduto appunto anche il tabù con il bonus psicologico, quindi sono delle conquiste molto importanti che speriamo anche come Consiglio Nazionale dei Giovani siano sempre di più approfondite e tenute in considerazione. E la quindi vulnerabilità culturale e sociale che impedisce sul nascere la possibilità di fare questo salto appunto per i giovani di riuscire ad arrivare a un'indipendenza economica, a una vita autonoma e realizzata, rischia davvero di escludere socialmente un'intera generazione di giovani e donne. E tornando quindi alle tematiche del governo aperto, è un sentimento che prende una forma davvero nitida se si analizzano ad esempio dati sulla fiducia dei giovani rispetto al governo e alle istituzioni pubbliche. Infatti da un'analisi OCSE del 2020 leggevamo che meno di 3 su 10 giovani tra 18 e 29 anni dichiaravano di avere fiducia nelle istituzioni, e l'Italia era dopo i paesi del Cile e della Polonia. Quindi con questo però non vogliamo intendere che i giovani non siano attivi sul fronte sociale, anzi sappiamo benissimo che questi sono temi caldi per i giovani, specialmente se pensiamo alle sfide globali, per esempio appunto ricordiamo tutti quanti Fridays for Future, per esempio, dove l'Italia era in testa nella classifica mondiale per giovani appunto che scendevano nelle piazze a manifestare contro il cambiamento climatico, e lo hanno dimostrato anche il forte senso di responsabilità dei giovani avuto nella campagna vaccinale. Quindi nel quinto NAP coinvolgere i giovani nel processo decisionale è davvero cruciale, perché appunto i costi delle sfide nazionali ricadranno anche in gran parte sulle spalle della presente e della futura generazione. Quindi l'esigenza di proteggere lo spazio civico come espressione dei diritti e dei doveri di cittadinanza da una parte, e dall'altra il potenziamento della cittadinanza attiva giovanile come uno strumento di partecipazione con i giovani e per i giovani è quanto mai rilevante, specialmente, come ricordava anche Mariella, alla luce del PNRR, quindi dalle misure messe in campo per i giovani nel PNRR come appunto priorità orizzontale, come le donne e il mezzogiorno, ma anche nella legge di bilancio, quindi con l'obiettivo di diffondere in maniera capillare quali sono le opportunità in campo per i giovani e come coglierle. Sentiamo spesso per esempio molti ragazzi che quasi si stupiscono delle opportunità che ci sono per i giovani, purtroppo non le riescono a cogliere o neanche riescono a saperle, a conoscerle. Quindi l'importanza appunto della promozione capillare di tutte le iniziative che ci sono in campo per i giovani.
Il portale per adesso è stato costituito l'anno scorso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili a Giovani 2030, in cui è possibile trovare bandi, opportunità, finanziamenti per tutti i giovani. È un portale importante in cui cerchiamo di convogliare tutte le iniziative ed è anche all'interno di uno degli impegni dello Spazio Civico per i Giovani, ampliare anche questa piattaforma. Dunque, con lo scopo di dare la possibilità ai giovani di far sentire la propria voce e di partecipare a questi processi di ripresa e resilienza, nell'anno europeo dei giovani il Consiglio ha lavorato nelle varie conferenze sul futuro dell'Europa, nel dialogo dell'UE con i giovani, in cui sono stati stimolati dei processi di consultazione. Quindi veniamo da lunghi processi anche nel campo europeo per quanto riguarda la consultazione. E alla fine delle consultazioni, come anche sapete, vengono fatte delle indagini quantitative e il tema dell'ottavo dialogo sull'UE è stato proprio focalizzato sullo spazio e partecipazione per tutti. In particolare i risultati di questa indagine qualitativa su spazio e partecipazione per tutti vedevano che solo 2 giovani su 10 ritenevano di avere spazi civici a sufficienza, tra spazi civici fisici e digitali. E al contrario, appunto all'opposto, i giovani chiedevano spazi civici nuovi e digitali per tutti e anche una formazione per capire come poter sviluppare e come gestire delle iniziative e progetti per amministrare questi spazi. Quindi proteggere appunto lo spazio civico si rivela di fondamentale importanza per la costruzione di una società realmente inclusiva in cui tutti gli individui possano liberamente sviluppare la propria personalità e partecipare attivamente a quelli che sono processi decisionali pubblici. Questo anche tenendo a mente, come ricordavamo, l'intervento straordinario messo in campo dal PNRR che ci ricorda specialmente l'enorme responsabilità che abbiamo nei confronti delle giovani generazioni presenti e future, attraverso appunto una necessaria implementazione degli interventi, ma anche una loro attuazione, quindi una messa a terra degli interventi. E questa è una responsabilità naturalmente molto ampia in questo, perché sappiamo che la maggior parte delle risorse saranno anche prese, appunto erogate in prestiti, che poi il rimborso dovrà essere terminato entro il 2058. Quindi, o come dice anche la Commissione europea, le scelte che facciamo oggi sono davvero determinanti per il futuro della prossima generazione e quindi i massicci investimenti necessari per rilanciare le economie devono alleggerire il peso per le giovani generazioni e non appesantirlo naturalmente. Quindi l'iniziativa del governo aperto è realmente centrale in questo. Anche per progettare insieme degli strumenti di pubblica amministrazione volti a integrare il principio della giustizia intergenerazionale nella definizione delle regole e delle decisioni di spesa pubblica, quindi anche prevedendo insieme dei meccanismi di controllo, di valutazione generazionale anche degli interventi. Desidero infine porre l'attenzione su un punto che è anche centrale nel titolo di oggi, cioè il rafforzamento della democrazia. Nelle società contemporanee i giovani si stanno sempre di più confrontando con quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione. Per esempio, con un aumento delle fake news vediamo insieme anche il proporzionale allontanamento dei giovani dalla pubblica amministrazione. Quindi in questo risulta centrale anche l'educazione dei diritti umani. Perché può veramente aiutare i giovani a orientarsi in questa massività di informazioni e a dare un senso alle informazioni, ma anche principalmente alla loro vita, perché anche la guerra in Ucraina ha veramente toccato il cuore di tutti e specialmente dei più giovani. E anche migliorare quindi quelli che sono gli atteggiamenti, i valori e le contraddizioni della società moderna. Quindi, Claudia, sono costretta a sollecitare la chiusura, grazie. Sì, arrivo alla fine. E quindi davvero crediamo che per costruire delle istituzioni appunto che abbiano al centro l'obiettivo di creare una cultura anche di pace, cioè basata su dei valori universali, dei diritti umani, di comprensione internazionale, di tolleranza, di non violenza, sia centrale il ruolo del governo aperto, quindi appunto di una piattaforma anche multiculturale che vada dalle comunità nazionali
perché no, pensare anche al dopo, alle comunità anche locali, e quindi che sia capillare una diffusione e una partecipazione tra organizzazioni della società civile e anche tra la pubblica amministrazione. Grazie, ho chiuso velocissimo. Grazie a te Claudia, perdonami se ti ho interrotta, ma molto molto utile il tuo contributo, non solo per meglio focalizzare e illustrare a chi segue il contenuto dell'impegno che abbiamo scritto un po' insieme, no? Abbiamo percorso un po' insieme, ma anche per enfatizzare questa importanza cruciale della copartecipazione, della contribuzione, del contributo fondamentale delle organizzazioni della società civile e delle istituzioni per un percorso condiviso. E proprio in questo spirito abbiamo strutturato e modellato la sessione che adesso ha inizio con l'intervento dell'architetto Mara Cossu, che è coordinatrice della quarta divisione del Ministero per la Transizione Ecologica, che ringrazio per essere qui. E come dicevo, l'intervento delle relatrici che ascolterete a breve è un intervento condiviso con due giovanissimi che sono esponenti delle organizzazioni della società civile, impegnati sui temi del clima, della giustizia climatica, del lavoro, per cui ecco, anche in questo speriamo di poter, come dire, replicare un modello anche nei processi decisionali pubblici di condivisione e di percorso fatto assieme. Grazie molte Mara, do te la parola, prego. Grazie a voi, grazie molte Beatrice, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di confronto molto importante e per l'organizzazione di tutta questa settimana, per la verità, di confronto molto importante. Sì, io oggi vi porto insieme a Daniele Taurino, che lavora con me nell'ambito del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, vi portiamo l'esperienza del Forum, io come amministrazione, Daniele come partecipante, esattamente nella logica che Beatrice proponeva, cioè come spazio di interazione, di lavoro davvero condiviso e di coprogettazione di alcuni elementi fra società civile. In realtà il Forum per lo Sviluppo Sostenibile è aperto agli attori non statali, questo diciamo amplia un po' la prospettiva, includere anche imprese e altri soggetti del mondo del, appunto, non istituzionale, si radica nei processi di attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro paese, in particolare nei documenti di approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il Forum è nato da una richiesta specifica della norma, cioè quella di garantire il coinvolgimento attivo degli attori non statali nel processo di attuazione della strategia. In realtà è stato immaginato e disegnato insieme agli attori non statali per costruire uno spazio continuo, incrementale e non, come dire, sporadico e occasionale di consultazione, per attivare appunto le energie e le potenzialità che emergono dall'interazione fra le istituzioni e i soggetti che praticano quotidianamente la sostenibilità. E il Forum ha un ruolo istituzionale, cioè produce documenti ed elabora discussioni in vista della partecipazione del nostro paese ai negoziati in merito allo sviluppo sostenibile ai diversi livelli, quindi sia nazionale che internazionale, produce documenti che riguardano il posizionamento della società civile e degli attori non statali ai documenti che conseguono l'attuazione del processo, ma fa anche tutto un lavoro di informazione, networking e costruzione di progettualità condivise fra istituzione e attori non statali. Ha due focalizzazioni principali che vanno nella logica che stamattina emergeva, cioè quella di contribuire alla convergenza fra i diversi spazi e piattaforme che vedono in qualche modo l'interazione con i soggetti della società civile e degli attori non statali, da un lato con il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, attivo presso il Ministero per gli Affari Esteri sui temi della cooperazione internazionale, dall'altro la relatrice precedente evocava l'idea di strutture multilivello che in qualche modo possano, dal livello nazionale a quello locale, garantire una partecipazione ampia. Questo è esattamente, diciamo, il modello su cui stiamo lavorando con il Forum e su cui c'è bisogno assolutamente di riflettere. Scusate. Come è fatto il Forum? Il Forum è organizzato per gruppi di lavoro, ha un'adesione tramite manifestazione di interesse rivolta a tutti tranne le persone singole.
in cui sondiamo l'interesse all'adesione e anche la disponibilità a rendersi parte attiva nei meccanismi di coordinamento del forum, è partito nel 2019 proprio dai giovani, di questo oggi ci occupiamo, quindi è partito da un momento di ascolto delle necessità delle giovani generazioni per tentare di capire in che modo questo spazio potesse costruire un momento di proposta e di coinvolgimento attivo e continuo dei giovani nelle politiche per la sostenibilità. Un gruppo di lavoro si dedica a questo, cioè raccoglie organizzazioni giovanili e membri giovanili delle organizzazioni degli altri gruppi per in qualche modo focalizzare un punto di vista dei giovani sui lavori del forum e lavora in termini potenziali al rafforzamento. Il percorso giovani è una parte sostanziale del rafforzamento della prospettiva del forum. Siamo in fase di chiusura della nuova strategia nazionale, un enorme processo di ripensamento è stato posto in essere, in particolare sui meccanismi partecipativi e in particolare sull'abilitazione del forum, dove la relazione con il PAN sul governo aperto e con il Dipartimento per la Funzione Pubblica è stata per noi sostanziale nel ripensare alcuni meccanismi e nelle attivarne di nuovi attraverso della progettazione condivisa. Su questo la comprensione, la mappatura e la formalizzazione del ruolo del percorso giovani e del forum all'interno della relazione fra istituzioni e società civile è diventato uno degli elementi sostanziali. Un minuto per parlare dello spazio che attraverso il progetto pilota con il Dipartimento Funzione Pubblica nell'ambito dell'OpenGov è stato disegnato per il forum, perché questo spazio, come dire, è anche simbolico rispetto ad un rilancio delle potenzialità di lavoro del forum e di condivisione anche molto con i meccanismi di ingaggio delle giovani generazioni. Parte da un lavoro laboratoriale molto ampio, si costruisce a partire dall'ascolto, un po' come la filosofia che anima il Forum per lo sviluppo sostenibile, lavora su alcuni documenti, cioè su alcuni oggetti che sono il contributo del forum alla partecipazione dell'Italia al prossimo foro politico di alto livello alle Nazioni Unite, ma di fatto produce un contributo sostanziale al nuovo lancio del forum che si terrà a settembre del 2022 con un nuovo regolamento che si sta perfezionando attraverso questo spazio e una rinata centralità e di nuovo riposta centralità delle giovani generazioni e della componente femminile all'interno del forum. Io vi ringrazio e a disposizione. Grazie molte, Mara. È molto interessante questo processo di interferenze e di suggestione reciproca fra il Forum per lo sviluppo sostenibile e il Costituendo Forum per il Governo Aperto. Grazie. Do la parola a Daniele Taurino, che è qui con noi come rappresentante del Forum Nazionale per lo sviluppo sostenibile. A te, Daniele, grazie. Grazie a tutte e tutti, grazie insomma a Mara che ha saputo sintetizzare benissimo un po' cos'è il forum. Avete visto un meccanismo davvero complesso di partecipazione e di quella che un po' in tutti i contesti europei chiamiamo la partecipazione significativa. E che cosa vuol dire partecipazione significativa quando si cercano di coinvolgere le giovani generazioni? E quindi, come accennava anche prima Claudia, ovviamente al forum partecipa anche il Consiglio Nazionale Giovani, al percorso Giovani del Forum. Significa essere in qualche modo garanti di una credibilità, perché poi il vero vulnus tra la partecipazione giovanile che si ferma alla retorica, cioè si aprono degli spazi, ma questi spazi nessuno si fa carico di questi spazi, invece degli spazi di partecipazione significativa dove non diciamo si arriva a dei risultati perché quello dipende anche da molte contingenze esterne, ma perlomeno tutti hanno una sensazione, una percezione di poter incidere sui processi che riguardano anche i meccanismi dei decisori politici. Beh, questo è proprio andare a toccare il punto della disillusione, trasformare quella che è l'esigenza dei giovani di partecipazione rispetto ai grandi temi e alle grandi sfide del nostro tempo, la crisi climatica, ma anche la guerra e la costruzione della pace, ma anche il lavoro, il precariato che viviamo tutti i giorni, trasformarlo in partecipazione. Il forum, io direi che ci sta riuscendo, perlomeno ci sta provando, ecco, se non vogliamo autoincensarsi troppo, ma sono stati attivati davvero dei meccanismi significativi. Questo perché è stato come un po' anche illustrato prima rispetto a quello che si sta facendo e prospettando con meccanismi di partecipazione sull'approccio di genere. Si sono attivati due livelli contemporaneamente e poi interconnessi, cioè quello della partecipazione dei giovani diretti con la loro voce al meccanismo di coordinamento
del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, quindi non una stanza dove ci sono i giovani e la stanza dove ci sono i coordinatori, ma poi piano piano si è attivato un gruppo giovani che adesso con il nuovo regolamento, il rilancio di cui parlava di Mara del Forum dopo la webinar, ci sarà proprio la regolarizzazione di un gruppo GDL Giovani per la Sostenibilità, che però non è stato deciso dall'alto, ma si è deciso di costituirlo tra i giovani che hanno deciso di farsi carico di questa partecipazione. Può sembrare sottile la differenza, ma è davvero fondamentale, perché siamo davvero pieni di call, di spazi virtuali, di spazi fisici, pochi negli ultimi anni, ma c'erano prima, in cui a un certo punto dice sì, attiviamo la partecipazione e poi dura due, tre settimane e finisce. Invece c'è una carenza, una lacuna di spazi permanenti e magari sempre più collegati, no? Il forum con il governo aperto e poi con i meccanismi del MIUR, del servizio civile, eccetera, eccetera, affinché si riesca davvero con uno sforzo corale a riuscire a incidere su quelli che sono poi le politiche di cui abbiamo bisogno, cioè perché i giovani non sono una categoria vulnerabile. Io vengo da Bruxelles la scorsa settimana in cui chiaramente abbiamo fatto un evento con il Forum Europeo della Gioventù e si è detto siamo il 25%, cioè siamo il 25% della popolazione europea. Non diciamo che dobbiamo contare per il 25% dei bilanci, eccetera, ma perlomeno avere una reale voce in capitolo sui percorsi che disegnano un po' il presente e il futuro dell'Italia e quindi anche dell'Europa. Grazie. Grazie a te Daniele per queste importanti suggestioni. Guarda, è importantissima, hai ragione, se siete il 25% dovete contare, e questo è uno spazio che speriamo che possa aiutarvi a contare sempre di più. E in quest'ottica do la parola a Stefania Divertito, che è capo ufficio stampa del Ministero della Transizione Ecologica, che condivide il suo intervento con Federica Gasbarro, rappresentante di Youth for Climate, e ci parlerà proprio dei giovani e crisi climatica. Grazie Stefania per essere con noi, a te la parola. Grazie a voi e buongiorno a tutte e a tutti, bentrovate. Davvero grazie, mi unisco ai ringraziamenti per questa iniziativa, per questa settimana che è ricca di stimoli per chi come noi ha il compito di comunicare quello che una pubblica amministrazione poi realizza, che è un punto di vista molto, molto particolare, molto importante e di cui sentiamo tutti quanti e tutte quante la grande responsabilità. Youth for Climate, oggi è proprio una giornata molto importante proprio per la Youth for Climate, perché nel pomeriggio verrà annunciato quello che è un po' l'evoluzione dell'evento che abbiamo vissuto lo scorso settembre a Milano. Youth for Climate nasce da un'intuizione nel 2019 dell'ex ministro Costa, quando cominciarono i primi grandi strike a livello globale per i cambiamenti contro i cambiamenti climatici. Anche l'Italia fu protagonista di una serie di manifestazioni molto importanti ed imponenti. Allora noi pensammo che se i giovani volevano dire la loro, e è giusto che fosse così, potevamo avere la possibilità di mettere a disposizione loro degli strumenti per poter interloquire con chi poi aveva l'onere e l'onore poi di intervenire e di fare le politiche attive contro i cambiamenti climatici. Quindi noi favorimmo un incontro, inizialmente nacque così, con un incontro con il ministro e con l'allora premier Conte, con una sorta di tantamo. Noi semplicemente contattammo le ragazze e i ragazzi protagonisti del movimento italiano, tra cui all'epoca c'era anche Federica Gasbarro, appunto, e dicemmo: noi siamo disposti ad ascoltare e a favorire una serie di incontri e di strumenti che poi troveremo insieme. Se vi va, se è una cosa che vi interessa, questo è il nostro contatto. Io ho detto proprio fisicamente il mio numero di telefono, ne nacque una chat WhatsApp e si raggrupparono una sessantina di ragazze e di ragazzi che vennero da tutta Italia. Alla fine il numero finale fu intorno ai 30 e ci fu questo primo incontro a Palazzo Chigi. Da quel momento in realtà è nato un vero e proprio dialogo continuo con questo gruppetto di ragazze che rappresentavano certo i Fridays, ma non solo, c'erano anche collettivi di scuole, ragazzi che si erano spontaneamente uniti a questa iniziativa. Poi alcuni di loro hanno fondato un'associazione che si chiama Mangrovia, che si dà
anche proprio il compito di portare l'educazione ambientale nelle scuole, quindi è molto interessante che ragazze e ragazzi, poco più che ventenni, si pongano il tema di parlare e comunicare ai giovani ancora più, diciamo, più piccoli di loro di età anagrafica, chiaramente. Quindi questo è un primo seme che è nato da quell'incontro. E da allora abbiamo pensato, organizziamo un grande momento internazionale di incontro con delegate e delegati selezionati dai vari paesi, che possano tutti insieme creare una sorta di manifesto di idee che possa essere presentato alla pre-COP ai paesi, ai ministri dell'ambiente riuniti per la pre-COP. L'Italia ha organizzato la pre-COP l'anno scorso in partenariato con UK, quindi eravamo, diciamo, co-presidenti della COP26, e a Milano ci sarebbe stata la pre-COP con tutti i ministri dell'ambiente. Quindi noi abbiamo, prima della pre-COP, organizzato 3 giorni ai quali hanno partecipato 400 giovani, quindi con parità di genere 200 ragazze e 200 ragazzi, provenienti veramente da tutti i paesi del mondo. Soltanto pochissimi hanno mancato all'appello, ma proprio 4-5, ed è stato un momento importantissimo perché hanno costituito dei tavoli di lavoro in base a dei temi che loro hanno scelto, e in quei tavoli di lavoro hanno lavorato, è venuta anche Greta, ricorderete, ma che doveva essere un suo intervento quasi da testimonial, ma poi lei ha scelto di lavorare nei giorni della Youth for Climate con le sue coetanee e i suoi coetanei, e quindi il manifesto che è nato da Milano, il manifesto che porta dentro anche il contributo di Greta Thunberg insieme a quello di tante altre ragazze e ragazzi. Questo manifesto è stato poi lavorato dai giovani su una piattaforma diciamo web. Hanno lavorato un documento di 44 pagine che poi, grazie a una OLUS che si chiama Climate for Cardinals, è stato poi tradotto in molte lingue. Noi sul sito del Ministero l'abbiamo pubblicato in varie lingue, e quel manifesto oggi rappresenta un po' la pietra miliare del lavoro che si vuole fare, perché il ministro Cingolani, in totale, diciamo, si è molto entusiasmato di questa idea, ha partecipato poi anche proprio attivamente ai tavoli con le ragazze e ragazzi, addirittura con rapporti proprio personali che si sono creati tra il ministro ed alcuni di questi ragazzi, soprattutto quelli del continente africano, sono stati determinanti nello stabilire proprio anche i contenuti del manifesto, e ha avuto la grande intuizione di rendere permanente la Youth for Climate. Lo ha annunciato a Glasgow l'anno scorso, ed questi mesi sono stati tutti impegnati nella creazione di un partenariato con UNDP. UNDP è diventato, quindi abbiamo siglato un accordo, il nostro partner storico del MITE per la, diciamo così, per rendere permanente Youth for Climate. Oggi appunto intorno alle 15 verrà lanciato il video del ministro Cingolani insieme con con Hakeem Steiner di UNDP, questo sarà il momento del lancio ufficiale della nostra iniziativa, che vedrà il prossimo Youth for Climate a New York. Perché New York? Perché all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite noi abbiamo pensato, abbiamo preso le delegate e i delegati, li abbiamo portati a Milano e fatti dialogare con i ministri dell'ambiente della pre-COP. Poi li abbiamo portati a Glasgow, dove abbiamo creato un evento nel quale abbiamo portato le idee, cioè i giovani e le ragazze e i ragazzi sono stati loro a portare le proprie idee a Glasgow. Noi abbiamo creato, diciamo, l'infrastruttura organizzativa, ecco, e adesso vogliamo che tutto questo arrivi all'ONU. A fare cosa? Non è chiaramente uno dei tanti eventi dove si parla delle idee dei giovani, siamo pienissimi, e Daniele prima ha detto benissimo, ce ne sono tanti calati dall'alto. Noi stiamo creando un hub, una piattaforma dove le delegate e i delegati di ogni paese del mondo possano contribuire con delle idee che nascono dalle loro esperienze, dai loro territori, dal loro vissuto, e noi ci poniamo soltanto l'obiettivo di facilitare la comunicazione di queste idee con gli stakeholders istituzionali, fondazioni, economici. Chiaramente questo possiamo fare noi come istituzioni, dire ok, volete parlare di energia rinnovabile, vi mettiamo in contatto con le istituzioni che hanno la possibilità di realizzare i vostri progetti, e così sia a livello regionale sia a livello internazionale. Quel momento di New York servirà proprio a questo, perché uno, per esempio, dei grandi temi che hanno posto
proposto nel manifesto è proprio quello di interloquire anche con i media internazionali affinché il cambiamento climatico sia un tema che non scompaia dalla narrazione mainstream quando, per esempio, in momenti così drammatici come quelli che stiamo vivendo c'è una guerra o ci sono degli altri temi, ma i cambiamenti climatici continuano nonostante le guerre, anzi forse anche di più, anzi tolgo anche il forse, a causa delle guerre. E quindi è ancora più importante tenere la luce accesa e recepire le idee che dalle ragazze e dai ragazzi di tutto il mondo arrivano, e vi assicuro, vi invito a leggere il manifesto perché sono delle idee importantissime, concrete, dei punti di vista rivoluzionari, ma fattibili, non rivoluzionari, voglio la pace nel mondo. È un esercizio di democrazia dal basso che non vogliamo assolutamente che sia fine a se stesso, ma vogliamo che abbia delle gambe solide sulle quali poter camminare e poi diventare magari da idee su un manifesto progetti concreti e fattivi. Grazie, bellissimo questo intervento, un sacco di cose stupende e soprattutto, ecco, se posso aggiungo una chiosa a quanto tu stavi dicendo, l'importanza delle nuove tecnologie digitali come veicolo di facilitazione, no? Di questi incontri e di percorsi di copartecipazione fra giovani e istituzioni. E proprio sempre su questo tema do la parola, ringrazio ancora Stefania e do la parola ad una giovanissima che ringrazio davvero per essere dei nostri, so che è impegnata, quindi se ha incrociato varie cose da fare, do la parola a Federica Gasbarro che è rappresentante di Youth for Climate e ti ringrazio molto per il tuo contributo. A te la parola. Prego Federica. Grazie a voi, grazie a voi. Beh, di fatto Youth for Climate, come dico sempre, è stata una vera e propria pietra miliare perché per la prima volta nella storia ha portato poi sui tavoli dei ministri e su chi poi firma e prende le decisioni la voce dei giovani, ma non solamente dei giovani italiani, dei giovani di tutto il mondo. Infatti eravamo in 400, abbiamo lavorato veramente a lungo sul manifesto. E la cosa più bella, il ricordo più bello che porto con me è quel senso di comunione, cioè eravamo tutti diversi, con dei passati diversi, con delle culture diverse, e quindi inizialmente uno può magari pensare che le idee siano altrettanto divergenti, e invece no, eravamo tutti allineati, tutti d'accordo. Proprio oggi sono ad un evento organizzato dai Carabinieri del Raggruppamento di Biodiversità e come c'è un ragazzo di Youth for Climate, un mio tra virgolette collega, ma in realtà è un mio amico, e lui rappresentava il Marocco. E anche a distanza di mesi, a distanza di chilometri, di fatto si percepisce quell'unione, quella voglia di fare fronte comune e raggiungere poi l'obiettivo che tutti auspichiamo di raggiungere. Ovviamente siamo coscienti del fatto che non è semplice, che già mettersi d'accordo per uscire tra amici è qualcosa di complicatissimo. Figuriamoci mettere d'accordo tutti questi stati e farli marciare in un'unica direzione. Però sono convinta che piano piano, con l'aiuto di chi ha più esperienza di noi, con le nuove idee dei giovani, potremmo senz'altro fare qualcosa di meglio rispetto al punto in cui siamo oggi. Poi dove arriveremo nessuno può predirlo con certezza, però se mai nessuno agisce, se mai nessuno fa, di sicuro non cambierà niente, e quindi noi questo non lo vogliamo. E quindi sono veramente felicissima di questa opportunità che è stata data a me e che è stata data a tutti gli altri ragazzi. Grazie Federica, grazie molte, speriamo che questo sia l'inizio di un percorso di collaborazione reciproca, davvero noi saremo veramente onorati di questo, quindi grazie ancora per il tuo intervento. E appunto apro lo spazio dedicato al tema delle donne e della partecipazione alla vita politica e istituzionale delle donne. Con l'occasione ringrazio l'assessore Lucarelli che nel frattempo ci ha raggiunto, che parlerà però dopo la presidente dell'Associazione Prime Minister, Denise Di Dio, che è stata anche lei così gentile da accettare il nostro invito in maniera entusiasta, devo dire. Ti ringrazio per questo, Denise. Denise ci parlerà di un esperimento di una sua associazione che secondo me è veramente interessantissima. A te la parola Denise, raccontaci un po', prego. Grazie Beatrice, grazie a tutti voi per questo invito e per il lavoro che state facendo su questi temi che per noi sono davvero fondamentali
centrali nell'azione che portiamo anche attraverso questa organizzazione, questa associazione che insieme ad altre tre donne, Eva Cammerino, Florinda Saieva e Angela Laurenza, ho fondato nel 2019. Innanzitutto perché diciamo i dati sulla partecipazione femminile alla politica e alle istituzioni sono immagino chiari, presenti a tutti, non sto a citarli, e nonostante ci sia un miglioramento nel tempo, continuano a manifestare una debolezza del nostro paese in questi termini, una debolezza della partecipazione femminile, così come giovanile, mi permetto di aggiungere, di trattare entrambe le cose nel mio intervento, è una debolezza della nostra democrazia. Per questo motivo, appunto, come vi raccontavo, nel 2019, insieme a queste altre tre donne, abbiamo deciso di dar vita a questo progetto che inizialmente è stata una sperimentazione nata al sud, nata a Favara, in provincia di Agrigento, e che ci ha spinto poi da quel momento a crescere, a risalire un po' lungo la nostra penisola e arrivare con la stessa esperienza anche in Nord Italia. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un percorso che facciamo con ragazze adolescenti, quindi fra i 14 e i 19 anni, è un percorso di formazione all'attivismo civico e alla politica, ed è un percorso che dura una decina di mesi, quindi diciamo stiamo parlando veramente di un processo di crescita sia diciamo di chi partecipa come studentessa, sia devo dire anche di chi poi partecipa come volontaria, volontario, testimonial, perché è davvero uno scambio che attiviamo con questa generazione di ragazze. E devo dire, mi ritrovo in molte delle cose che ho sentito oggi, innanzitutto per quanto riguarda lo spirito e il desiderio dei giovani di partecipare attivamente alla vita sociale, politica, civile del nostro paese, e lo ritroviamo davvero in ragazze che appunto vanno da Favara a Asti, Ivrea. Nel frattempo, diciamo, in questi tre anni abbiamo aperto 10 scuole, abbiamo formato, stiamo formando, stiamo dialogando con 700 ragazze, tutto questo anche grazie a circa 100 volontari e volontari che si sono uniti a noi in questo percorso che appunto è cresciuto di intensità, ha trovato anche dei partner istituzionali, per esempio al Nord Italia siamo arrivati in Piemonte e in Liguria, in particolare grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo. Con queste studentesse cosa facciamo? Innanzitutto lavoriamo, ci prendiamo una giornata, una volta ogni tre settimane, nel fine settimana, quindi diventa veramente un momento anche di costruzione di una comunità, e lavoriamo innanzitutto su competenze, conoscenze, con dei laboratori anche molto pratici che hanno l'obiettivo appunto di aiutarle a far emergere innanzitutto una consapevolezza del ruolo che possono avere, e insieme a questa consapevolezza chiaramente fornire un po' degli strumenti che poi possono effettivamente utilizzare per agire il loro ruolo in modo più attivo, in modo più efficace nella società. E durante i pomeriggi invece incontriamo dei testimonial, delle role model, e questo perché quando abbiamo iniziato questo lavoro con le altre persone, quello che ci siamo dette è che volevamo permettere a tutte le giovani donne di essere ciò che volevano, qualsiasi cosa volessero, anche prime ministre. Questo diciamo sembrava un tema allora ancora lontano, poi se ne è parlato molto di più anche negli ultimi anni nel nostro paese, anche seguendo per esempio le elezioni di donne a questa carica in altri paesi europei. Questo è un tema però che non è solo legato diciamo a un contesto politico, culturale, sul quale evidentemente è necessario agire con più strumenti, ma è legato anche proprio alla consapevolezza di queste giovani donne, di tutte noi donne, del fatto che davvero possiamo, davvero abbiamo le competenze, davvero investendo chiaramente su noi stesse, sulle nostre competenze, possiamo realizzare sogni come anche appunto la presa di ruoli molto importanti in politica o in altri ambiti. Questo però a volte si scontra col fatto che molte donne, soprattutto in contesti forse culturalmente un po' chiusi, fanno fatica anche ad accedere a quella capacità e libertà di sognare, e quindi incontrare delle donne che rappresentano invece la realizzazione di un sogno professionale anche molto ambizioso, scienziate, imprenditrici, politiche, può dare uno stimolo, può dare
un'idea sulla quale poi le ragazze sono spinte a investire in modo più coerente, in modo più consapevole. Questo quindi è un percorso che sta provando ad accompagnare queste studentesse, queste ragazze nel loro attivismo civico e ci tengo a sottolineare che è un percorso che spinge anche molto alla concretezza. Io mi sono molto ritrovata in quello che raccontava per esempio la dottoressa Divertito sul fatto che è necessario dare poi degli spazi che non sono solamente di ascolto, ma sono anche proprio di realizzazione delle idee, dei progetti. Mi fa molto piacere sentire che si vada sempre di più in questa direzione. Con queste studentesse proviamo a fare esattamente questo investimento, cioè le spingiamo, le aiutiamo a capire quali sono le battaglie alle quali loro credono di più. Molto spesso è l'ambiente, sempre più spesso è la pace, e su questi temi li aiutiamo a costruire, a trasformare le loro idee in progetti concreti, immediatamente eseguibili, immediatamente applicabili sui loro territori, nel loro contesto scolastico, familiare, di comunità, di quartiere. E questo è un tema molto, molto importante, perché anche a loro dà immediatamente il senso del potere che hanno. E il potere che, diciamo, devono abituarsi anche a prendersi, ecco, perché sappiamo che molto spesso lo spazio non viene concesso alle donne, non viene concesso ai giovani, ed è quindi importante che ciascuna di noi e anche le giovani generazioni capiscano come prendersi lo spazio e trasformarlo effettivamente in opportunità, in partecipazione attiva ai processi decisionali. E questo è un percorso che chiaramente facciamo come organizzazione, non da sole. Siamo ben consapevoli che ci sono tante altre strutture, sia a livello istituzionale che a livello invece di società civile, che collaborano su questi temi. E per noi questo è molto importante, perché ecco, le ragazze che incontriamo al termine, durante questo percorso, maturano, sviluppano un desiderio molto forte di agire, di intervenire, di essere partecipi, e noi possiamo aiutarle dando gli strumenti, dando la motivazione, costruendo uno spazio spesso sul livello locale, però chiaramente non basta, e quindi è veramente indispensabile che ci sia una collaborazione, un impegno collettivo nel creare gli spazi di azione per le giovani generazioni e per le donne. Io credo che, diciamo, onestamente non abbiano il bisogno di chiedere il permesso, con questo chiudo, non hanno bisogno di chiedere il permesso per agire, per prendere decisioni, per influenzare la nostra vita pubblica, ma credo che se le costringiamo a fare tutto da sole, se non le aiutiamo in questo percorso, non concediamo della parte del potere che ciascuno di noi nei propri ruoli ha, perdiamo l'occasione di crescere con loro. E quindi mi piace, diciamo, chiudere ricordandoci che le opportunità che diamo alle donne, alle giovani generazioni, non sono opportunità solo per loro, ma sono davvero opportunità per tutto il paese. Quindi deve essere un impegno sempre più forte di tutto il paese, di tutta la componente sociale, civile, istituzionale del nostro paese. Grazie. Denise, ti ringrazio, davvero bello quello che fate, è veramente interessante questo discorso del grande coinvolgimento e interesse delle giovani e giovanissime, no? Del diritto che le giovani e giovanissime hanno di sognare, di realizzarsi anche nella partecipazione attiva alla vita politica. Ridò la parola a Sabina Bellotti del Dipartimento della Funzione Pubblica, che presenterà l'assessore Lucarelli, che ringrazio ancora per essere qui con noi, davvero siamo onorate della sua presenza. Prego Sabina. Grazie Beatrice, mi sembra che parlare della mettere insieme i due target, come è stato fatto in quest'ultimo intervento, quindi le donne, il target femminile, e i giovani, sia il giusto precipitato di conclusione di questa nostra riflessione. Così come ho il piacere estremo e anche, come dire, il dovere di ospitalità da parte della Funzione Pubblica di accogliere fra di noi un assessore di Roma Capitale, una assessora di Roma Capitale,
l'ingegnere Monica Lucarelli, alla quale appunto diamo un po' il compito di chiudere politicamente anche questo nostro incontro, raccontandoci che cosa sta di molto utile per le donne facendo Roma Capitale in questa fase di governo. Prego, Assessore. Grazie, grazie a tutti. Mi sentite bene? Sì, ok. Ogni tanto abbiamo qualche problema con gli strumenti digitali, ma stiamo migliorando. Allora, io sono particolarmente felice, sono tra l'altro molto contenta di parlare dopo Denise Di Dio, con cui abbiamo insomma condiviso un lungo percorso di confronto. Sono stata tra le testimonial del suo bellissimo progetto gli scorsi anni, e quindi devo dire posso testimoniare che veramente è una bellissima iniziativa e quando c'è il confronto, io credo sia intergenerazionale e sia diciamo tra esperienze diverse, è sempre positivo per tutti e si cresce tutti, crescono le più giovani ma cresciamo anche noi più diciamo anziane o con più esperienza, e credo che bisogna veramente cercare di creare e costruire sempre maggiori opportunità di diciamo di confronto e di dialogo, perché alle volte si va un po' troppo per target, le donne, i giovani, invece il fatto di essere diciamo insieme e insieme tra generazioni diverse, e credo che sia un modo intanto per diciamo portare avanti anche uno storytelling che diciamo cresce poi pian piano con gli anni, e poi effettivamente si vive in momenti diversi e quindi diciamo dal confronto ci si arricchisce tutti quanti. Io credo che per quanto riguarda appunto il diciamo il via che mi ha dato Sabina Bellotti, forse il primo elemento di interesse per Roma è il fatto di avere le due deleghe delle pari opportunità e delle attività produttive e sviluppo economico insieme. Quando il sindaco Gualtieri mi ha chiamata per guidare questo diciamo doppio assessorato, o meglio questo assessorato con doppia delega, io sono stata particolarmente felice, anche perché è stato un po' il modo per coniugare insieme le mie varie esperienze di vita. Quindi sono un ingegnere, vengo dal mondo dell'impresa privata, ho fatto tutto il mio percorso imprenditoriale e manageriale, e in qualche maniera però mi sono sempre occupata anche delle diciamo di creare opportunità di confronto, di crescita anche a livello associativo sul tema delle pari opportunità, delle diciamo della valorizzazione dei talenti femminili, e quindi diciamo avere la possibilità anche da un punto di vista politico di rappresentare entrambe le deleghe, io penso che sia un grande valore aggiunto, specialmente per una città come Roma, che forse insomma si era negli ultimi anni un po' addormentata. Invece per noi è importante ritornare proprio ad avere diciamo un'apertura dei luoghi della politica alla città e a richiamare quel senso diciamo di partecipazione, anche per non far sentire i palazzi della politica lontani dalla città. E il rischio ovviamente in una grande città, in una capitale dove insomma ognuno dei municipi rappresenta diciamo più di una media città italiana, e è quello di essere poi staccati, presi dal quotidiano, dalle emergenze, da ovviamente le tante cose da fare, quindi si rischia poi con il passare dei mesi, nonostante la buona volontà, di allontanarsi un po' dai cittadini. Invece diciamo sulle tematiche, soprattutto su quelle di diciamo di genere, ma in generale sulla diciamo le tematiche della politica, soprattutto per la città, cioè per l'amministrazione locale che deve essere, che fa politica per le persone, deve essere quotidianamente a contatto con esse, e quindi diciamo che fin da subito abbiamo avviato dei tavoli di confronto. Abbiamo, come sapete, un assessorato che è in particolare dedicato proprio alla diciamo al decentramento e quindi al rafforzamento dei municipi, ma anche alla partecipazione, e con un bravissimo collega che è Andrea Catarci, che insomma ha proprio questo compito di favorire appunto la partecipazione dei cittadini alle varie scelte per la città. Ma poi insomma chiunque di noi, io in particolare insomma sul tema delle pari opportunità e delle politiche di genere, ovviamente il confronto specialmente con le associazioni che rappresentano mondi variegati, che vanno insomma dai mondi femministi, tutto il tema sulla violenza di genere, ma anche diciamo con l'ufficio per i diritti LGBT, ecco il confronto è quotidiano. Proprio l'altro giorno, in occasione della giornata internazionale
contro la homo, lesbo, bitransfobia, abbiamo diciamo avviato un'iniziativa che porteremo avanti per i 5 anni, che è Roma Ascolta Roma. In questo caso è stato dedicato alle tematiche LGBTQ. Faremo un intervento, diciamo un'iniziativa in Campidoglio, aperto a tutte le maggiori associazioni che si occupano di queste tematiche, che fanno servizi sul territorio, il prossimo 25 maggio, l'idea è proprio quella, e l'intento è proprio quello di utilizzare questo Roma Ascolta Roma per creare sempre di più momenti di confronto con la cittadinanza sulle varie tematiche. Ecco, questo diventa un modo per fare sempre di più scelte che siano consapevoli. Un altro tema che per noi è molto importante, che in qualche maniera aiuta anche la partecipazione e il fatto di fare delle scelte condivise, è utilizzare sempre di più uno strumento digitale, che è una piattaforma digitale che si chiama City Data Platform, perché la politica troppo spesso in passato ha fatto scelte, passatemi il termine, di pancia. Invece sarà che io forse vengo da un percorso scientifico, credo che le scelte, quando sono data driven, hanno comunque una possibilità in più di andare incontro a risolvere le problematiche che riguardano la cittadinanza, e quindi è stato sperimentato negli scorsi anni, ha avuto piccoli ambiti di sperimentazione, ma diventerà sempre di più uno strumento in qualche maniera sia per acquisire informazioni, ma anche per mettere a disposizione della cittadinanza tutta una serie di informazioni, di indicazioni, di dati che riguardano la nostra città, che andranno dal tema dei centri antiviolenza, tutte le tematiche che riguardano purtroppo un fenomeno che è sempre di più davanti all'attenzione di tutti quanti, che da una parte è un bene, perché vuol dire che stiamo facendo uscire sempre di più alla luce del giorno una tematica che per troppi anni è stata una tematica solo di noi donne e spesso soltanto chiusa nell'ambito familiare quando se ne parlava, e sta emergendo. Però certo, dall'altra parte i numeri sono allarmanti, e quindi è bene farne una modalità e uno strumento di diffusione, di dialogo e un racconto per far capire che le problematiche di una sono le problematiche di tutti. E su questo abbiamo avviato anche tutta un progetto per le scuole, che si chiama proprio Scuola di Parità, per andare nelle scuole per raccontare le problematiche, ma anche l'opportunità, perché bisogna sempre ragionare da tutti e due i punti di vista, anche per dare un'idea di futuro, e dobbiamo farlo, che noi lo faremo ovviamente attraverso sia collaborazioni con i vari comitati, come il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, con cui abbiamo rapporti molto molto stretti, con cui andremo nelle scuole in partnership, proprio per portare dei role model, per raccontare alle ragazze, per fare una promozione anche delle discipline STEM, e farlo attraverso il racconto di donne più o meno giovani, anzi come dico io con più o meno esperienza, che in qualche maniera abbiano fatto scelte diverse rispetto a quello che si riteneva magari di consuetudine, e che invece hanno trovato degli sbocchi interessanti, quindi raccontandone le difficoltà, ma raccontando anche i successi, che cosa sono riuscite a conquistare in tutti gli ambiti. E abbiamo approvato credo la settimana scorsa una delibera in giunta, e finalmente Roma fa parte anche di questa rete nazionale che si chiama Stemiamoci, insieme al Comune di Milano, insieme a tante camere di commercio, con tante università, proprio per e tantissime imprese, proprio anche lì per promuovere le discipline STEM fra le più giovani, proprio perché, come diceva Denise Di Dio poco fa,
e le ragazze devono capire che non ci sono limiti, non ci sono barriere, se non quelle che in qualche maniera culturalmente o abbiamo ereditato o ci costruiamo da sole, no? Perché poi non si sa mai dove, quale sia il confine. Ecco, noi vogliamo anche attraverso, diciamo, la, appunto, Roma Capitale, riuscire a trasmettere questo, farlo all'esterno, farlo all'interno, con un programma di formazione anche per i nostri dipendenti e per le nostre dipendenti, perché poi tra i tanti dipendenti di Roma Capitale ovviamente ci sono quelli agli sportelli, quelli che dialogano con le persone quotidianamente, ma ci sono le insegnanti, diciamo gli assistenti sociali, quindi tutto il personale sociosanitario che sta nelle strutture municipali. Insomma, ci sono veramente tanti mondi che è importante formare per riuscire a far passare dei messaggi sia di ascolto che di interlocuzione positiva con i cittadini. Quindi io vi ringrazio per questa iniziativa. Noi abbiamo cominciato, insomma, da pochi mesi, abbiamo davanti 4 anni e mezzo di lavoro intenso. In questi primi mesi abbiamo studiato anche per capire quale fosse la situazione che avevamo in qualche maniera ereditato. Però insomma, spero che questo sia veramente l'inizio di un percorso comune. Siamo a disposizione. Io mi auguro che, insomma, Roma torni ad essere un modello di riferimento, perché lo siamo stati nella storia e dobbiamo esserlo, specialmente con, insomma, i grandi obiettivi che ci sono, dal Giubileo al PNRR, a speriamo Expo 2030 e così via. Insomma, possiamo veramente, penso, fare molto e fare bene. E quindi il rapporto anche sia con funzione pubblica, ma con tutti gli attori anche che hanno dialogato oggi, per noi diventa essenziale. Quindi grazie. Grazie a lei moltissimo, Assessore. Come abbiamo detto all'inizio di questa giornata, questo è un primo appuntamento, ma non chiudiamo qui, apriamo. Apriamo alla collaborazione, alla continuità, a dare continuità alla collaborazione con tutti gli attori istituzionali che, come Roma Capitale, si stanno impegnando in quest'area. Lo ricordavo all'inizio che la promozione dello spazio civico è uno dei punti fondamentali nell'agenda mondiale per il governo aperto, proprio perché stiamo vivendo una situazione particolare. Credo che per l'Italia, e credo che quello che lei ha detto ci dimostri in pieno la motivazione politica che c'è nell'agenda politica anche di questo Paese, di utilizzare il PNRR nel modo giusto per dare un'occasione a quegli spazi, diciamo, di partecipazione e di diritto, non solo di partecipazione, di diritti che nel nostro paese sono ancora, come dire, arretrati. Credo che la scelta dell'amministrazione, della sua amministrazione, di mettere insieme il tema del lavoro con il tema delle pari opportunità sia una scelta strategica veramente di fondo, e trovo che quello che lei ha detto dell'importanza di utilizzare un approccio data driven, evidence based, questo è un elemento tecnico fondamentale per il governo aperto e in generale per le politiche pubbliche e per il loro successo. E credo che lei abbia dimostrato oggi che ci sono 2 ingredienti fondamentali per avanzare strategicamente nelle politiche: la motivazione, la passione. Lei ha parlato di un suo percorso anche personale, di come ha approcciato anche la sua vita professionale da donna, però avendo anche, dando sempre spazio e attenzione a questi temi di equità e di rappresentanza. E l'altro tema è proprio quello della capacità tecnica, quella che spesso chiamiamo capacità amministrativa, che da molti anni ormai sappiamo, chi lavora nel settore pubblico si esplica solo attraverso una grande capacità di utilizzare i dati, di conoscere i fenomeni, perché le complessità sono molte, il terreno su cui lavoriamo è sempre più complesso, e quindi sicuramente approcci di questo genere. L'abbiamo visto anche nel corso della pandemia, come sia importante anche per ridare fiducia ai cittadini dimostrare che le amministrazioni pubbliche hanno una alta capacità tecnica, scientifica, tecnologica, di presidiare le problematiche della società civile e le problematiche del paese in generale. Quindi io la ringrazio davvero nuovamente da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, e ribadisco che contiamo molto nella collaborazione con Roma Capitale su quest'area, come sulle altre su cui stiamo
stiamo collaborando, perché stiamo collaborando anche sull'area della partecipazione, su altre tematiche. Vorrei ridare la parola a Beatrice Bernardini per una sua così sintetica conclusione su tutti i punti che sono stati toccati. A lei di fatto spetta il compito di chiudere tecnicamente e rilanciare gli appuntamenti con voi rispetto all'agenda del quinto NAP. Prego Beatrice. Grazie, grazie Sabina. Io veramente non mi resta che ringraziare ancora nuovamente tutti coloro i quali hanno contribuito alla scrittura di questo webinar, che devo dire è stato densissimo di spunti e di suggestioni di cui faremo tesoro non solo nello sviluppo ulteriore degli impegni oggetto del quinto piano di azione nazionale, che sono già definiti ma che verranno ulteriormente arricchiti anche alla luce di quanto emerso in questo contesto, ma anche ai fini della definizione della futura strategia nazionale per il governo aperto, dove riteniamo, anche alla luce dei vostri preziosi contributi, che ancora una volta le donne, i giovani, le giovani donne, i giovani e giovanissimi abbiano diritto ad avere uno spazio di assoluta centralità. E noi nel nostro piccolo stiamo cercando di lavorare proprio per questo, con il vostro contributo, e devo dire che in questo senso io mi auguro che continui questo percorso di ascolto. Si è parlato molto di ascolto oggi, anche con riferimento all'esperienza in essere del forum istituito su iniziativa del MITE e del forum che su iniziativa di DFP Vene è in via di costituzione quanto al governo aperto. Ebbene, l'ascolto, la copartecipazione è quello che deve essere il nostro punto di riferimento nello sviluppo ulteriore di questi impegni. Quindi ancora una volta non mi resta che ringraziare tutti per questa preziosa opportunità di confronto. Speriamo di rivederci in prossime occasioni. Grazie Beatrice, utilizzo gli ultimi due minuti per alcune informazioni di carattere generale sugli impegni dell'agenda del governo aperto. Mi fa piacere, come dire, ricordare a tutti voi che siamo partiti con un processo mondiale di definizione di una nuova strategia per il governo aperto, per la partnership. La partnership sta nel complesso riflettendo su 10 anni, sul primo decennio di attività della stessa. Può essere considerato molto, può essere considerato poco, sicuramente un tempo significativo nel quale abbiamo avuto la possibilità di raccogliere molte esperienze e di capire che cosa possiamo forse fare meglio in futuro. E quindi questo si tradurrà in una serie anche di attività che interesseranno tutti i contesti nazionali, quindi anche il nostro. Quindi io tengo a evidenziare a voi, a tutti gli attori pubblici e della società civile che oggi sono intervenuti su quest'area, che sicuramente sarà importante raccogliere anche il vostro contributo, così come sarà importante portare a sintesi di un contributo nazionale da portare nell'evento geografico europeo che, come copresidenza di OGP, organizzeremo a ottobre prossimo. Vedrà un momento di confronto sia di livello politico, coinvolgendo ministri o comunque le responsabilità istituzionali di livello alto, e coinvolgendo tutti gli attori che a livello geografico europeo, come l'Italia, stanno contribuendo a definire e direi a ridefinire un'agenda comune per il governo aperto. Grazie a tutti della vostra partecipazione e continuate tutti a lavorare come state facendo, perché sicuramente riusciremo insieme a migliorare lo spazio civico per donne, giovani e in generale per tutte le minoranze e per tutti, perché poi la qualità dei pochi diventa la qualità di tutti in una democrazia. Buona giornata. Grazie, arrivederci, grazie a tutti.